Al telefono di Terre Estense Nicola Minelli, giovane candidato alla segreteria comunale del Partito Democratico. Minelli, intanto buonasera, grazie per essere con noi. Grazie a voi, grazie per questo spazio. Sì, l'altro giorno ho presentato la mia candidatura e ci tengo subito a sottolineare che rappresento un gruppo di giovani, quindi non sono solo e questo è ciò che mi dà forza. Dopodiché tengo a precisare un'altra cosa, ovvero che la mia iscrizione al partito è molto recente perché è avvenuta esattamente 3 giorni dopo la sconfitta, elettorale, quindi c'è da parte mia un vero impegno e una forte volontà di mettermi in gioco. Non cerco nessuna poltrona, come ho già avuto modo di leggere, né cerco occasioni per arrivare a chissà quale posizione. C'è una volontà invece seria e concreta da parte di tanti, tantissimi giovani e non, anche in realtà scontenti della vecchia amministrazione, di ritornare in campo e di creare una proposta politica forte e che sia basata sull'ascolto, un ascolto che in certi momenti è mancato, va ammesso e ne va preso atto, però attraverso il dialogo che deve essere verso l'esterno, ma anche internamente, ascoltando tutte le varie correnti di cui il nostro partito è formato, penso che si possa fare un buon lavoro e questo sostanzialmente è il punto chiave della proposta politica che noi veniamo a portare avanti. Quindi insomma un Partito Democratico più vicino alla gente, ma cambierà qualcosa adesso, visto che il Partito Democratico è tornato ufficialmente al governo e quindi insomma, sono cambiati gli scenari in ambito nazionale? Beh, io mi auguro di sì e in realtà ne sono convinto. Ferrara ha avuto, grazie a chi era al governo anche solo un poco più di un anno fa, dei benefici. E non voglio scendere nei particolari, però in realtà molti cittadini sanno a cosa mi riferisco, soprattutto nell'ambito culturale e delle infrastrutture. Quindi al di là della mia candidatura mi sento di augurare per Ferrara che queste grandi opere dal punto di vista culturale, appunto, e infrastrutturale possano essere ripristinate. E invece come candidato mi auguro e ricercherò sicuramente un dialogo per portare con forza delle proposte di Ferrara al governo se ce ne sarà bisogno, insomma, per risolvere problemi o aumentare, diciamo, incentivi per delle opere della nostra città.